dalla media distanza dall'angolo, sbaglia, ma lui è il più reattivo a prendere in basso l'attacco e a rigiocarla per Adegboye. Anche Adegboye però sbaglia. Sì, qui è stato bravo Amoroso a seguire il suo tiro. Un quintetto senza lunghi veri, cioè con senza sì. pivot, ecco, praticamente questo di Valli, che davvero sta mischiando le carte, Sta mischiando le carte, stiamo giocando piccoli, perché tanto non avendo loro adesso... Wow, che canestro! Mamma mia, favorevole all'Unieuro, che ora però di nuovo palla in mano con Melvin Johnson, tripla di Johnson sbagliata, rimbalzo di tre Golden. Sta cercando la tripla. Sì, sì, la vuole. Assolutamente. Golden alza la parabola, su Ferri, bel canestro. Abbiamo delle ottime percentuali a tre punti. Con queste 2 su 12. Ecco, e invece ultimamente ci avevano un po' più graziato. Dal taglio di Golden, pescato bene da Mortellaro, l'ho percepito in presa diretta. Quello di Paulin. Secondo per lui, ancora in difficoltà Mortellaro, Golden, Mortellaro, difesa che rende difficile qualsiasi cosa a Chieti, poi però Golden riesce. Tanto riesce Mortellaro, entra Fallucca e quintetto in questo caso. E Sergio si improvvisa playmaker. Esatto. Ma solo per trasportare la palla. No, c'è Zucca in campo, sì, c'è Zucca. Dicevo che giocava senza pivot, coach Bartocci, invece Zucca in questo momento, ma bravo Golden, ancora una volta, più prima della partita di Imola. Ora sbaglia Ogo. Però ecco, un così determinato nell'uno contro uno, energico, ci mancava un pochettino. Veramente. Questo sicuramente è una buona notizia per coach Valli in vista dei play-out. Play-out, esatto. 63-57, 12 secondi, 6 per il tiro di Chieti. Golden ovviamente farà il tutto lui. Ancora 6 secondi. Bonaccini, arresto, tiro di Bonaccini dall'angolo, sbaglia, rimbalzo di Golden. Per fortuna il tempo passa, perché... Esatto. Ultimi 45 secondi. Non stiamo segnando. Vede il traguardo, segna... Preso da Mortellaro, si riparte con Trae Golden. Golden batte tambone in palleggio, alza la parabola. Talento dell'Orasì, fuori per Davis, man in faccia, non riesce a realizzare tap out, fuori, confusionaria la Orasì nelle mani di Trae Golden. Il vantaggio Proger a 3.35 dal termine del secondo quarto. 36 chi attacca, 26 chi difende. Golden da 3 senza paura. È 1.51 al termine del secondo quarto. Golden per Mortellaro, di nuovo per Trae Golden. 6 secondi per andare al tiro. Golden dalla media distanza non sbaglia. Ancora 15 punti il vantaggio Proger, 1.20 al termine. 43 Chieti, 28 Ravenna, piccoli. Piccoli per Allegretti, fuori per Golden, su di lui Marx, Golden tutto solo, non sbaglia. 49 per chi attacca, 33 per chi difende. Golden sfrutta il blocco Mortellaro, entra, alza la parabola e realizza. Adesso si ripartirà con 14 secondi, la palla in mano della Proger Chieti, che ricordiamo è in vantaggio più 12 quando mancano 6.20 termine dell'incontro. Golden 5 secondi, prova step back, 2 punti per lui, il nostro miglior tiratore da fuori, esattamente la miglior percentuale davanti anche a Michael Ume, naturalmente, sì, con molti tiri in meno, però neanche pochi, insomma, per un lungo come lui. Golden pasticcia su Mortellaro, che però si salva e riesce in qualche modo a dare l'assist. Anche Kenny Loso. Ancora nessun cambio per la Virtus, eh? È rimasta ancora col quintetto iniziale. E sì, veramente Ramagli sta facendo le prove di playoff. Mortellaro fuori per Golden, che riesce a ricevere questo pallone. Ma la Virtus è davvero in grande spolvero anche difensivo. Qui Golden... rimessa per Davis, Golden, due numeri zero a confronto, Golden e Spissu. La Virtus, Segafredo sempre uomo contro uomo. E qui
e colpisce con il suo 14° punto in 9 minuti. Questa è stata una cosa esagerata, lasciatemelo dire, ecco, proprio bravissimo, bravissimo. 33-17, Virtus implacabile da 3 punti. Il palleggio di Golden contro il raddoppio anche di Michelori, che continua a mettergli la mano in faccia. Zona che però forse a un certo punto, io capisco che chiedi magari a qualche rotazione in meno, però forse continuare a offrirsi con la zona non sembra un'ottima. Il rimbalzo di Lawson proprio sulla sirena, come quasi spesso, quasi sempre gli capita, come molto spesso gli capita. Certo, certo, molto bravo e molto attento. Golden ancora con la mano di Lawson. Lawson che si alza da tre alla perfezione, lasciando 7 secondi alla risposta di Chieti, ma la Virtus già vola a 52. Golden da 3 punti a segno contro Ume. Gran primo tempo. Certo, certo. Intanto buona iniziativa di Mortellaro, che trova il nono punto della sua partita mentre si addormenta Spisso e in maniera ignorante, potremmo dire, va a segno Claudio Ondoia, che si alza a quota 14. È uno proprio dei motivi, diciamo, psicologici nel far canestro di più, quando uno si rende conto che ha recuperato un pallone, no? Come adesso, ha fatto una buona cosa, ha preso un rimbalzo in attacco e ha detto adesso me la gioco io, no? Non perdo niente. Viola vorrebbe andare da Lawson, gli viene tolta questa palla da Golden addirittura, che va in anticipo, allora ci prova da 3 punti in doia. È stato un po' il leitmotiv di questa serata con la Virtus. Sì, io direi che se c'è mancato una cosa, c'è mancato Lawson da sotto. Anni di Golden, siamo già dall'altra parte, prova il tiro tutto solo, recupera anche il rimbalzo, poi interstardisce. Ancora Robinson, su di lui Matteo Piccoli, Frazier stavolta sbaglia, rimbalzo di Boscagin, ma è alla meglio Mortellaro, se ne va di par suo come sempre. Golden per Fallucca, ancora Golden sulle sue tracce, c'è Robinson, prende il tiro della Proger Chieti, palla nelle mani di Trae Golden, il blocco di Mortellaro, su di lui ancora Trae Golden di Amato, ancora dentro con la complicità della tabella, provava Boscagin a realizzare. Golden prova l'ingresso, ancora Trae Golden. Bisogna, come ha detto giustamente Federico, fare qualcosa, e in questo momento questo è uno di quegli uomini che può prendere 2 su 2 per Robinson, 8-1-7-6, e davvero ci troviamo a commentare. Eric Rush corre, Rush per Bolpin, poi il dai vai per Rush, ma c'è Golden che anticipa tutto e va a realizzare per Venucci. Ancora Venucci ci prova di nuovo da 3 punti, ancora come prima il tiro è corto e ancora rimbalzo di Zucca, ancora Golden, stavolta il canestro, l'uscita di Infante, poi l'errore dal cuore dell'area di Rush, rimbalzo è della formazione abruzzese con Golden, zingarata di Golden in area e va a realizzare di Infante, ancora Bader, alza da 3 punti Travis Bader, l'errore da parte del numero 3 maglia gialla. Chieti può ripartire, lasciato solo Golden, non perdona. 12-7-8 Recanati, 6-6 Proger Chieti, a 6-35 alla fine. Golden si alza da 3 punti, realizza gol dal cuore dell'area, mano morbida, e va a realizzare Francesco Infante, più 14 per Recanati. Golden dall'altra parte, Rush la finta, poi il passaggio per Infante e la stoppata di Allegretti, l'accelerazione dall'altra parte di Golden, va a realizzare Trae Golden, 2 su 2 di Rush, di nuovo 10 punti il vantaggio recanatese. Golden, arresto e tiro di Golden, ancora canestro per Bader, servito direttamente dalla rimessa da Sorrentino. Golden, Davis in palleggio, ancora Golden, il blocco di Mortellaro,
va Golder fino in fondo a realizzare un carico. Roseto andare a collassare l'area sulle penetrazioni di Try Golden, lasciato libero Allegretti che da lì è una sentenza e ha punito con la prima tripla della partita. Try Golden ora gioca il pick and roll proprio con Marco Allegretti, tiene vivo il palleggio, ancora Allegretti, va da Fallucca che ha una mezza idea, poi torna dal suo playmaker Try Golden che mette i piedi a posto da lontano, anche la tripla. Brandon Sherrod dalla lunetta, 17-12 avanti la Proger Chieti che anche il possesso ora con Try Golden, 4-0-8 da giocare, Try Golden decide di fare tutto da solo, batte. I cambi difensivi non stanno portando vantaggio a Roseto. E intanto il cambio c'è della panchina perché è entrato Smith al posto, è entrato May al posto di Smith ed è una zona 2-3 dalla rimessa, la chiamata di Di Paolo Antonio dalla panchina con Turell che va da Try Golden. Try Golden ora deve prendere il tiro da lontano contro la zona, lo manda a segno. Allegretti che lavora di extra pass, ulteriore extra pass per Quinton De Cose, il rimbalzo d'attacco di Marco Allegretti, poi Try Golden appoggia per due più in cascina e vantaggi da tutti coloro che sono entrati in campo. Sbaglia il piazzato da tre punti Robert Fulz, rimbalzo Proger, transizione con Robert, Try Golden, gran giocata. In questo momento la scelta di forzare verso il fondo e costringere l'aiuto di Mortellaro a proteggere anche l'area non sta pagando, un 2 su 2 da parte di creando le maggiori difficoltà in questo momento alla squadra della Proger. Turell vorrebbe e trova Chris Mortellaro, ribaltamento per De Cose, letto da Sherrod, diventa un assist per Try Golden. Difesa. E ora torna proprio al posto di Sherrod Valerio Amoroso, 15 per Brandon Sherrod, miglior realizzatore di Roseto, torna un solo possesso di distanza Roseto da Chieti che è il possesso con Try Golden, si butta nel traffico, Try Golden segna con il personali, 82-77, 5 di vantaggio per la Proger, 3-10 da giocare alla Pala Leombroni. Nel quarto finale Try Golden contro la difesa di May, fa tutto da solo Try Golden, si appoggia al ferro con la braccia, il rimbalzo di Quinton De Cosei per Mattia Venucci. Io resto dell'idea che la Proger da rimbalzo debba correre di più perché quello è nel DNA di Try Golden e non rallentare i ritmi. Ora palleggio, arresto, tiro, Robert. Adam Smith, 89-91 per Adam Smith, due punti fondamentali per la Proger Chieti, ora possesso altrettanto importante, Smith 26 personali, Try Golden prende il tiro da lontano sul ferro, la palla poi trova il fondo della retina, vorrebbe per un attimo il consegnato con Smith, poi si mette in proprio, si alza con il tiro da tre punti che trova solo il ferro, Fallucca deve correre, cercare la soluzione rapida, vada Try Golden, Golden attacca lui fino in fondo, stoppato da Brandon Sherrod con palloni. Ha impresso una decisa marcia su questa partita. De Cosi sempre contenuto da Fantinelli, lo cercano i compagni, si va invece da Golden, l'ottimo lavoro di Pearl che scivola un attimo. Si arriva a Treviso, Treviso aveva bisogno di un giocatore che sapesse assumersi anche responsabilità e invece era la squadra che doveva andare a cercarlo, andare a creare. Raspino sbaglia il primo tentativo, rimbalzo di Quinton De Cosi e può portare palla nel suo spot ormai di play, Try Golden, eccolo qui De Cosi, Allegretti autore di un'ottima prestazione contro la Virtus Bologna, Golden è suo il primo in attacco, nessun cambio finora per Maurizio Bartocci. Questo è il quintetto di partenza. Golden, forza la grande! Tutta la sua qualità. Nel frattempo è in campo anche Mattia Venucci. De Cosei, Allegretti. Golden in punta, sfrutta il blocco di Mortellaro fino in fondo. Termine, 42 Piacenza, 34 chi in questo momento all'attacco. La Proger Chieti con Try Golden. De Cosi, Golden sempre marcato da Asbrook, se ne va tra i Golden,
Borsato con il numero 48, possesso 14 secondi Proger, tra i Golden. Sempre c'è l'opportunità del pari che non si lascia. Golden, stavolta non va, figurati, rimbalzo Mortellaro. Onnipresente, questa volta non sbaglia. Piacenza, bomba per lui. 9 punti, 52 Piacenza, 49 Chieti. 2.25 al termine del quarto. Fallucca fuori per Sergio, Golden apertissimo. Non puoi lasciare. 1.59, 8 minuti esatti al termine della partita. Golden riporta ancora in parità. Giusto al plauso meritatissimo del Pala Sandro Leombroni. È un Marco Allegretti decisamente trasformato da tre partite a questo punto. Tra i Golden il rimbalzo a Mortellaro di cattiveria contro Gino Mortellaro. La Proger ha voglia di vincere questa partita, si vede chiaramente. Ci stanno davvero mettendo il cuore e l'anima. E niente, ne ha tre di giocatori la Sigeco: Persico, Jones e De Nicolao con quattro falli. Sergio è l'unico della Proger. Sergio fuori per De Cosi, 8 secondi per Golden. Mamma mia, Sergio, nulla di fatto in questa azione. Si torna con la Proger in attacco. Mattia Venucci per try Golden. Prova il niente. Sigeco, tre falli di squadra per la Proger. Dalla lunghissima distanza sbaglia Infante, fischiatissimo. Ormai purtroppo è puntato dai tifosi del Pala Sandro Leombroni. Ce ne dispiace. Ancora un'azione. Mamma mia. Borsato davanti a sé, tenta il passaggio dietro la schiena in una maniera indecorosa. Di coach Lamagni, Piume sbaglia ancora, rimbalzo Golden. Sempre 3 Bologna, 2 Chieti. Riparte per l'ultimissima azione, 13 secondi tra e Golden. Sicuramente non ci sarà modo. E va a subire fallo. E Golden, ancora un errore da parte della Virtus. 3.30 al termine. Golden non sbaglia tra i 30 con l'arbitro. Dall'altro lato sbaglia anche Penna. E se ne va tra i Golden. C'è il 54-50. Non va neanche da parte della Virtus, se ne va però imperiosamente tra i Golden. Tendo a dare quella continuità che sarebbe stata importante per allungare ancora un break positivo. Chieti ha tirato 5 volte in più di Imola. E vederlo anche molto attivo in attacco dopo i 10 punti di Ferrara è una bella sorpresa, ma Imola ha anche bisogno di questo, proprio considerando che l'assenza di Ubalek sotto canestro toglie qualche riferimento offensivo in più sotto canestro. Chissà che non sente un po' l'aria di derby Paolo Paci, che a Roseto in questa stagione ha giocato per tutto il girone d'andata. Intanto Golden è stato sostituito proprio da Di Cosi, una tegola per la formazione di Chieti, che recupera il pallone sull'errore di Tassinari e va con il canestro segnato da attivo. Se è possibile, ma dovrebbe continuare a stare sul pezzo ancora fino alla fine. 20-11, l'ultimo attacco sarà di Chieti, che con un paio di pressing difensivi ha recuperato due palloni in un amen, e Imola ancora una volta rischia di gettare un po' le ortiche quanto di buono fatto finora. E infatti Golden durante la stagione. Tassinari prende grande di fondo, apre per la tripla in angolo, la sua posizione preferita di Jacopo Preti, il ferro sputa la sua conclusione. Golden di là, velocissimo, con il sottomarco del doppia cifra di vantaggio del primo quarto. Ora Chieti ha già recuperato, approfittando appunto della mancanza di concentrazione di Imola in diversi momenti. Golden Imola
sta iniziando un po' così, così così questo terzo quarto, qualche difficoltà un po' al tiro, due falli comunque già accumulanti, tre accumulati già sul groppone di Chieti. Matthew Venucci, Golden, Golden prova da tre, prende una Proger che sicuramente si è svegliata dopo i primi minuti di impass, soprattutto con le polveri bagnate da chi è ora alla realizzazione, e tre lunghezze avanti la Proger che attacca con Gigi Sergio. Allegretti, ancora Sergio Allegretti, Golden da tre. La vede a discapito dello spettacolo, adesso in questi 50 secondi li ha pagati davvero cari Udine. Quarto fallo di Ferrari, terzo di Traini, è difficile per i friulani. Golden, Golden ci mette il carico. Il genere con tutti questi falli qui al Pala Leombroni è veramente la prima volta dell'anno che vediamo una partita del genere. Nel frattempo Golden, Traini prova l'ingresso, c'è la rubata di Golden che fa un cost to cost e va Sergio e la palla è nelle mani di Trae Golden. Ancora Trae Golden fino in fondo, alza la parabola e realizza. Mano destra. Il 6-4 per Mantova con Mortellaro che ha sbagliato il tiro in precedenza dalla lunetta. Trae Golden vicino al pitturato, sfida la Marshall Corbett che rimane sul blocco di Mortellaro. Golden in allontanamento, trova un 15, doppiata nel punteggio la Proger. Eh sì, ormai il divario comincia a diventare importante. Adesso Golden, vediamo se farà una reazione d'orgoglio, si mette in proprio e arriva, perché il possesso di Chieti, 3 Golden per la Proger, prova a mettersi in proprio 3 Golden e lo fa benissimo. Nietzsche si mette in proprio, ancora Giacchetti, adesso arriverà un tiro difficile, in effetti è un tiro difficile. Golden riparte a tutta birra, probabilmente andrà a tirare lui, infatti tira e segna. Del Mortellaro, Allegretti e Sergio per Chieti, Corbett, Brian, Giacchetti, Amici e Casella in maglia Stinks. Golden palleggia il resto, tiro da due punti per Golden. 49-36, ci avviciniamo alla seconda metà di terzo quarto. Venucci, Mortellaro, Davis che adesso è rientrato in campo, uno dei momenti importanti della partita per Chieti. Bartocci lo sa, quindi lo azzarda anche il suo numero 34, Golden, nel crossover contro Corbett, e si arresta con anche la mano di Amici in faccia. Di Mantova, ultimo minuto di gara con 3 Golden. Golden contro Candussi, Giacchetti che gli arriva dentro a portare pressione, stoppata di Candussi, ma è interferito. E si corre andando a canestro con Dwayne Davis che oggi sembra nelle migliori condizioni. Secondo libero a segno. 24-17, più 7 Iesi che finora ha avuto sempre il pallino del gioco in mano. Chieti ora sta tentando di avvicinarsi al canestro di Picarelli, anche lui è buono l'arresto della lunetta. Iesi oggi sta trovando veramente grande facilità a canestro, in questo caso la difesa di porcare un'altra palla, concentrazione che sembra essere costante quest'oggi per i ragazzi di Cagnazzi. Bella, va a trovare il punto numero 32 per Chieti, 50 Iesi. Si lotta a rimbalzo sull'errore di Iesi, questa volta viene premiata proprio Chieti. E gioco da quelli catturati da Chieti, e sicuramente anche questo aspetto ha fatto sì che Iesi avesse il dominio della partita. Chieti poi ha tentato nel finale del secondo quarto di rientrare in gara. Secondo tiro libero che buca la retina. 6-4 Iesi, 5-8 Chieti.
per una Chieti che era arrivata anche a meno 20, essere in questo momento del terzo quarto a meno 6 sicuramente è già una buonissima cosa. Chiesi con Dwayne Davis, ancora più 9 per Chiesi. E Golden che tenta di costruire per Chieti, è bello il suo canestro. Green subito, bella la spaziatura e i primi tre punti dell'Alma Trieste. D'altra parte c'è Golden che è sincunea e realizza. Green e non va dall'altro lato, riparte la Proger, Kate Davis ha aperto il tiro, non va neanche lui, rimbalzo Golden. C'è molta grinta da parte della Proger in campo, è numero vantaggio Proger in questo momento, rimbalzo e sbaglia Jordan Parks, davvero un momento difficile per Trieste, sta sbagliando molto. È una bella partita, Federico, capovolgimenti di fronte, ma c'è davvero tanto agonismo. Ma figurati, è 7 secondi al termine del terzo quarto. Cade Davis, Mortellaro, Gigi Sergio Davis, 3 secondi per andare al tiro, 2, Golden prova e realizza. Per Daros, pick and pop, va fino in fondo, c'è il rimbalzo di Davis, riparte la transizione di Davis, ancora lo scambio di Sergio, Golden piedi a terra, non può sbagliare. Attrezzata con un budget importante, con giocatori importanti, che si ritrova in una fase veramente complicata, perché ritrovarsi nei bassi fondi della classifica per una squadra di questa qualità. Palla nelle mani di Piazza per Golden. 3 minuti e 18 al termine di questo secondo quarto, c'è Golden, autostrada per lui. Bondi, ottima la realizzazione di Mastellari, ci sono i primi 3 punti per il numero 8 di Ferrara. Golden, Zucca, ancora Golden, buona la marcatura su di lui, ma il numero 11 Massangelo che poi sbaglia servendo la palla per Soloperto. C'è Golden che si incunea nell'area per Roderick che si gira in un fazzoletto, non può niente, parte Golden in campo aperto e va. C'è Pellegrino, un assist no look dietro la schiena che non ha i suoi frutti, c'è Golden coast to coast che in particolare Gino Mortellaro. Nel frattempo ha accorciato ancora le distanze Cortese, Ferrara a meno 7, 63-56, 1 minuto e 50 al termine del terzo quarto. Mortellaro, Golden realizza, ma non la realizzazione, però ci pensa Bowers. 18 punti per Bowers, Ferrara a meno 4. E da parte di Chieti. La palla è stata toccata da un giocatore di Ferrara. Mortellaro, Golden con una buona dose. Recupero e dall'altra parte l'assist di Ruzier per il contropiede di Candi, una delle leggi più facili e chiare della pallacanestro: difendi bene, hai la possibilità del contropiede. Beh, d'altro canto questo quintetto lo richiede, perché è un quintetto 7 anni fa qui al Paladozza che non si concluse positivamente per la Fortitudo. Palla ferma, sì. Quasi palla ferma e brutto tiro di Montano, sì. Riparte Golden, grande cavalcata di 3, Golden va a realizzare, subire il fallo, bravo lui, perché ha Fortitudo finora, scarica per campo grande che si palleggia sul piede perdendo palla e Golden va indisturbato a realizzare il meno 1 che costringe, no, pensavo che Matteo Bonini. Fortitudo era molto ben schierata a livello difensivo, lucida in attacco. Il problema è trovare continuità, ecco, direi il problema grosso è questo, e non permettere a Chieti di correre come
ci sta provando adesso Golden, ma si è fermato perché c'era già l'area occupata da Knox. Ha sbagliato la tripla Raucci in precedenza, ora Golden, il blocco di Mortellaro si arresta dai 6 metri, va a realizzare un bel canestro, il suo 14° punto per la partita, i due. Sì, d'altro canto... terza chance per Campogrande. Sì, sta anche Campogrande, deve cercare di entrare in partita, ancora non c'è riuscito. C'è riuscito molto bene invece Golden. Sì, d'altro canto i problemi ci sono e stanno emergendo. Ruzier deve prendere la tripla, sbagliata, tocca Mortellaro, molto corto il tiro di Ruzier, richiama ancora timeout Matteo Bonicioli, lo avrà la prima occasione disponibile che è questa, sul canestro di Golden, 19. Gioco sia in attacco che in difesa, si è ritrovata e questo è importante. Golden con questo canestro va a superare la sua abituale media. Dato interessante quello del dei tiri da tre, perché al momento... Forlì è la squadra che tira peggio da tre di Forlì. Mortellaro, Golden, bellissima la spaziatura, in quanto già nel primo quarto di gioco può minare la sua partita in maniera considerevole. C'è Golden che si prende lo spazio, il 3-81. Scorso anno all'Angelico Biella, c'è Golden che va, c'è il blocco di Mortellaro, pick and roll, prova ancora Mortellaro, alza la parabola, prova con un tapin alla fine, che per un giocatore così esperto, dicevo, adesso sono dolori per la Proger, è un momento davvero difficile, fare a meno per tutto questo tempo di Kate Davis. Golden nel frattempo, Pieric, 15 punti per lui, davvero Pieric sembra il Reati della situazione. Federico, nella fase di studio della partita non riuscivo a capire di Forlì. Piazza Sergio Golden, 9 secondi ancora tra e Golden, che tre volte spara e realizza il suo 18° punto dell'incontro. Veramente una performance mostra quella del non più giovanissimo, classe 81. C'è possesso palla per Forlì, la palla è quasi rubata, poi del tutto rubata da... di un quintetto di assoluto valore. Golden sulla pressione di Tambone, aspetta il blocco di Mortellaro, poi attacca, tiene vivo il palleggio, poi serve Sergio, taglia, non riceve Davis, va allora da Venucci che attacca sul blocco di Mortellaro, raddoppiata la difesa giallorossa, scarica per Golden che prende l'arresto e tiro che va a bersaglio. Bella sauce nei primi due minuti di gara, pareggia a quota 4 per l'ora. Sì, Davis dalla punta contro Sgorbati, va da Golden, pick and roll con Mortellaro e il piano tattico è molto chiaro, tanti pick and roll per Chieti. Ecco un altro pick and roll tra Golden e Mortellaro, arriva l'aiuto di Tambone, tardivo, tutti i miglioramenti di Taylor Smith che è già a quota 6 punti personali. In punta Golden, corre Davis che voleva il reach, molto aggressivo su di lui in difesa Sgorbati, allora Golden deve attaccare fino al ferro. Smith non vuole spendere un... proprio sotto la nostra postazione è arrivato Giampiero Ticchi. Golden attacca sul blocco centrale di Mortellaro, va a bersaglio con un altro canestro. Al suo posto Venucci, difesa allungata tutto campo per l'ora sì, che adesso comanda 15-14. C'è Davis ad esempio in posizione di playmaker, su di lui il capitano Andrea Raschi. Chiama il gioco d'attacco, passa a zona la difesa di Ravenna. Anzi no, solo accennata, cambio su Golden, ci finisce Masciadri, Golden prende il tiro da tre punti, è in ritmo e va a prendersi cura proprio di piazza, esce Golden e riceve Sabatini su di lui, blocco di Mortellaro, Golden palleggia il tiro cadendo indietro, a bersaglio tre, rimessa in zona d'attacco per Chieti, piazza va da Golden, Golden attacca sul blocco di Mortellaro, resta il tiro dal cuore dell'area che va a bersaglio. Difesa allungata tutto campo per Ravenna. Su Golden c'è Derek Marx.
che ha avuto una fiammata delle sue in avvio di terzo quarto, mentre Golden va a battere per Berkic, che riapre una buona conclusione da tre, con un tiro aperto di Totè, questa volta la manca, la transizione teatina con Cade per il tiro da tre, rapidissimo, ultimo minuto del primo quarto. Invece Chieti ha 5 su 10 da 2, 2 su 3 dalla grande distanza, la differenza sta tutta qua, nelle percentuali di tiro e anche su 4 palle perse. Va fino in fondo Golden, riuscirà a dare un contributo sostanzioso l'italo-americano. Intanto pallone da Zucca, libero, Portanese ha lasciato lì, riceve in post basso, scarica per la tripla coi piedi per terra di Basile, non va, un tiro aperto, mancato dall'ex pesarese, 3 minuti e 35, 19 a 26, la prende Golden, ora in difesa, 29 Chieti, palla in mano, Trey Golden chiude il palleggio, riceve ancora e prova a buttarsi dentro e questa volta 3 secondi per tirare, deve farlo Totè allo scadere del possesso, va sul ferro, rimbalzo, un possesso un po' difficoltoso in questa circostanza da parte dei giganti gialloblu, arresto e tiro di tre, il lob per Berkic che riapre per la tripla di Portanese, va a rimbalzo solo Boscagi, la palla è nelle mani di Golden che con una finta manda a terra Basilio, rischioso, non ha letto bene il corridoio di passaggio, Boscagin tripla che finisce sul ferro, ha rischiato Robinson questo passaggio che era stato letto bene nella difesa avversaria, chiude il palleggio Trey Golden che riceve ancora palla, doppio palleggio incrociato, si costruisce da solo il tiro dal palleggio, va in palleggio di sinistro, Frazier fino in fondo, è sfortunato, un'entrata un po' forzata, coraggiosa ma forzata, transizione, Golden non può sbagliare da lì, arresto e 66 a 61, gli stessi punti realizzati con Recanati, adesso c'è la conclusione da tre e la mette sulla praticazione veramente di altissimo livello, di grandissima qualità e che sviluppa tanti minuti, è in campo più di 28 minuti a partita, bisogna trovare delle soluzioni per trovare degli isolamenti e dei tiri facili. Okay. Ora dentro c'era ancora Reynolds su quel pallone, Mario, c'è Golden già dall'altra parte, alza la parabola e realizza. È quel libero sul tecnico di Sorrentino. Ancora Peder prova da tre e sporca le sue statistiche, un po' più spazio, ci sembra davvero un ottimo giocatore, e riposo per Chris Gino Mortellaro, Venucci fuori per Trey Golden, non sbaglia, c'è un più 9 per i leopardiani, preoccupante a 5:20 dal termine del secondo quarto, Allegretti, grande il rimbalzo di Chris Mortellaro e la c'è Piazza. Piazza recupera palla a Mortellaro, gira sul ferro la palla ma c'è Golden che riesce a recuperare palla, prova l'ingresso ancora, paura cosa che la classifica da loro, ma stanno giocando per recuperare palla Golden a Reynolds, c'è l'ingresso di Loschi, non è così, dell'avviso l'arbitro nella difesa avversaria e con l'aiuto del ferro realizza il primo canestro della sua partita, ci ha fatto aspettare un po' rispetto al solito, 6 minuti ma sono arrivati i primi punti di Adam Smith. 3 Golden fino in fondo 28 Fulso fino in fondo cerca uno scarico difficile che May in qualche modo riesce a controllare, poi però altra palla complicata per Radonjic, alla fine Chieti si ritrova con un contropiede finalizzato da Gold, torna da Capitan Fulso, attacca molto bene il canestro ma fino in fondo, tiro però complicato anche per la buona posizione dei piccoli ed arriva l'errore per Robert Fulso, Golden dall'altra parte con la sua specialità attaccare il ferro per ricominciare,
42-32, rimessa Proger, rimessa per Kate Davis, uno contro uno con Radonic, torna uomo la chiamata dalla panchina di Emanuele Di Paolo Antonio, torna a fare tre Golden, sei nel primo tempo che riesce alla fine con molte difficoltà a trovare Smith, che alla fine però viene depredato da Davis, contropiede per la Proger, finalizzato da tre Golden. In questo quarto, brutta rimessa per Roseto e l'infrazione di passi di Smith, meno 4 e possesso per la Proger con Trae Golden che è andato a realizzare in precedenza il punto numero 13, palleggio, arresto e... Non deve intestardirsi Smith nella ricerca del canestro, considerando che i suoi compagni stanno comunque sopperendo bene alla sua serata negativa. Qui una brutta palla persa di Amoroso che lancia il contropiede ancora di Trae Golden che trova il canestro. Continua a condurre solo più 9, blocco di Sherrod per Fuz che attacca con la mano sinistra, cerca un passaggio molto difficile per Sherrod, altra ricezione complicata, Golden ne approfitta e inchioda una gran schiena. Benucci molto attento sulle bomber di Luca che scarica su Amoroso, ottima tripla aperta costruita dagli Sharks, anche se Amoroso la sbaglia, Golden anche al rimbalzo cattura il pallone e guida l'attacco della Proger. E vada Mattia Benucci, Benucci deve chiudere il palleggio perché si gioca, perché stringe le difese Roseto, Mortellaro in ricezione dal pick and roll, va da Trae Golden che si sente in fiducia, mette la tripla di canestri Roseto in questo avvio dell'ultimo quarto. Continua a tenere in panchina Kate Davis, coach Massimo Galli, mentre pronto Radonic con Fulz, ancora Trae Golden, difficile anche da spiegarsi se non con la trans agonistica. E intanto ha recuperato il pallone da Kate Davis che fa correre Trae Golden fino in fondo, Trae Golden, canestro con polveri bagnate per il centro emiliano, si va ancora fuori da De Cosi che non va, c'è bellissimo il gioco, tutto USA, difficilissimo, due tempi, difficilissimo, una partita del genere con un avversario del genere non realizzare. Nel frattempo c'è Treviso, prova l'ingresso, una palla persa, c'è Golden, campo aperto, alza la parabola e realizza ancora per Perry da tre, primo ferro non va, c'è rimbalzo perfezionato da Allegretti che scarica per Venucci, Davis fuori per Golden, alza il tiro e Piazza, 8 secondi per l'azione offensiva, Piazza alza la parabola, secondo ferro non va, perfeziona Mortellaro per Golden che ancora sfrutta il blocco di Perry, la palla va ancora sotto per Perry, c'è Piccoli, strappa il pallone, vuole far correre la Proger con Golden, Allegretti fuori per Piccoli, scarso movimento offensivo della Proger, ottima difesa della De Longhi, Allegretti sporca la palla, De Cosi a Golden, 5 secondi per l'azione offensiva, fine in fondo Trae Golden, Golden palla fuori per Venucci, piedi a terra non va, sbaglia ancora e poi Magatta, difensiva del numero 10 dall'altra parte, De Nicolao per Esbro, aperto da tre punti, importante, non va questa volta, il rimbalzo di Mortellaro spinge ancora gol della transizione, va ad appoggiarsi, molto elegante, difficoltà molto alto, ma va a segno De Nicolao, buon inizio del numero 3, quarto punto per lui, 17-6, sono borsate rossate sul cubo dei cambi, probabilmente per De Nicolao e Esbro alla prima pausa, Golden, Davis contro Formenti, ancora Golden, 7 per andare al tiro, decide ancora di passare dietro la difesa, molto bene la CJ contro la zona, 20-10, Piazza, il terzo punto per Dincic, Golden, 1-1, lascia lì Rossato, palleggio, arresto e tiro di Golden, ferro, va a segno, quinto per Bobby Jones, finalmente rompe il parziale la CJ, 28-26, Golden, Bobby Jones sulle sue piste, 1-1 di Golden, sa perfettamente che Jones non... Golden 1-1, fuori per Piccoli, lascia lì Raspino, tocca Borsato, non controlla e regala l'ultimo possesso a Chieti, Piccoli, Golden 1-1, al ferro, a segno, ultimi 6 secondi, Golden, pick and roll ancora con Mortellaro, altro 1-1 di Golden, va a segno questa volta. Sigecco comincia con un punto da recuperare,
Golden. Resta Bobby Jones con 4 falli. Golden lo sa, lo attacca. Chris Mortellaro. Altra cosa. Super da parte del numero 1. Sbaglia Borsato. Ribalzo di Chietti. E ora sì, è game, set e match. Roger Chietti. Che torna alla vittoria. Sigeco che interrompe la sua striscia di 5 vittorie consecutive. MVP è Chris Mortellaro, anche se, e non ci stanchiamo di ripeterlo, la giocata, le due giocate della partita le ha fatte sicuramente capitano Sergio, con una triple fallo nel momento migliore della Sigeco, tanto a segno Golden a 3 punti. Su due. Nobile lancia subito Re dall'altra parte in fuorigioco, il fallo, tutto regolare per gli arbitri. No, secondo me no. Gli è mancato la gamba. Dall'altra parte Bono come la palla con cesto incorporato per Ricky Castelli. Dopo sì. Un po' di sconforto. Sì, arriva 4 a 14. Golden palleggia questo tiro con tanta fortuna. Un'azione per Chieti, è presto per dirlo, ma un ottimo giro di squadra, tutti i giocatori hanno toccato palla per andare poi a realizzare Chris Mortellaro. C'è Golden che si alza dalla media, è realizzato per Mortellaro, perché è chiaro quello che dicevi tu, essendo una squadra estremamente fisica, Mantova, e Mortellaro è il giocatore più alto, più anche di esperienza. Mantova più 1, 23 Roger, 24 Mantova. Golden prova il tiro e realizza di Giacchetti per Casella che non può sbagliare da dietro la schiena, riporta Mantova più 4. Siamo entrati negli ultimi 60 secondi di gioco, 45 per l'esattezza. Sergio, sono 7 ore ai secondi, tra i Golden, fa tutto da solo, non va Mortellaro. Colbert che giù il cappello realizza il più 8, Mantova. Dall'altra parte Golden in tutta tranquillità, quello che ha voluto, in tutta tranquillità a depositare. Sono cose che non esistono, non esistono. Ha visto un'autostrada Giacchetti davanti a sé, giustamente. È entrato dentro. È imboccata. Buona realizzazione.
Davis. Golden fino in fondo. I biancorossi, Piazza imposta le azioni d'attacco, Golden che esce molto alto, c'è il blocco di Zucca, Golden ora va fino in fondo e appoggia bene al tabellone, viene fermato il lungo classe 1982, contropiede di Trieste, ma Davis è bravo a recuperare la sfera, si butta dall'altra parte, Mortellaro in palleggio, Golden appoggia a canestro. Anche Cortese molto ispirato, ora è lui il top scorer della gara con 9 punti, Ferrara va sul più 13 ed è questo il massimo vantaggio per i ragazzi di Tony Trullo, ora anche sospinti dal proprio con altri 2 punti in saccoccia per la Bondi che sta di nuovo allungando, ora è più 8, Golden difende bene la Bondi, nulla da dire, Mortellaro. La palla dentro a Venucci, lo scarico per Golden che insacca Cortese contro Allegretti, sfrutta il blocco di Pellegrino, Cortese ha lo spazio per il tiro da 3 punti e anche il tempo ma non la mira giusta, Golden si butta come un fulmine dall'altra parte, il tentativo del disagio, forse poteva tentare un sfidato a terra, Zucca nel traffico, la stomata del solo aperto, un po' pasticciata la storia d'attacco di Chieti, Venucci arretra, prova a mettere ordine nell'azione d'attacco dei suoi compagni, ancora Golden dal palleggio, ha davanti ancora solo Perto che nelle rotazioni difensive spesso è dato su di lui, canestro di Golden. Non è in serata di vena particolare, lui le responsabilità se le prende, perde la palla Ibarra e vedete Golden anche un attimo prima. Nonostante i 4 falli a carico, rimbalzo d'attacco di Sergio, straordinario. Grandissima personalità. Siamo già dall'altro lato con Try Golden fino in fondo. Strappa la palla Piccoli dal migliore under 22 della scorsa stagione. C'è ancora Try Golden, slalomeggia, entra in area, perde ancora palla, c'è Golden fino in fondo e viene Fox, Raucci in solitaria, questa volta sbaglia un canestro tutto sommato anche semplice per lui, rimbalzo Davis, Try Golden va a volta con 7 secondi per l'azione offensiva della Proger. Mortellaro, Golden prova l'ingresso e realizza la palla nelle mani di Try Golden, brucia sul primo passo e va a realizzare. C'è l'uscita di Golden, prontamente servito, ancora Golden prova l'ingresso, c'è il fallo con il canestro. Fuori per Raucci, primo passo, perde palla malamente, Golden coast to coast, c'è l'infrazione.
gira sul perno Nox, primo ferro non va, c'è il rimbalzo di Gigi Sergio per Golden, fino in fondo c'è il canestro e il tiro libero, trovano il fallo sistematico i giocatori della Proger, ruba palla tra i Golden che realizza.